Buonasera a tutti. Questa sera abbiamo deciso di fare la diretta streaming di questo concerto previsto nel cartellone natalizio del comune di Avigliano in via del tutto prudenziale, ma siamo certi che vi raggiungeremo grazie alle note del gruppo Style Over che vi presento questa sera, Umberto Sileo, Roberta Giannini e Maria Musto, che avremo il piacere di ascoltare di qui a breve. Ringrazio tutti voi per la pazienza, per questo cambio di programma, che è stato un cambio di programma improvviso ma necessario. È qui con me stasera, il nostro capogruppo di maggioranza, Fabiola Tortorelli, che ha promosso questa bella iniziativa musicale, che, segue, altre attività musicali che sono state promosse dal Comune nei mesi scorsi, grazie alla collaborazione, a un accordo di collaborazione con il Basilicata Circuito Musicale. Grazie ancora e buon ascolto. E nella versione ovviamente in latino nelle strofe tradizionali che avete ascoltato.
scritta tra il 1841 e il 1852 da Frederick Coakley, pastore della Chiesa dell'Inghilterra. Adesso ascolterete invece l'Ave Maria di William Gomez, un compositore gibilterrino scomparso nel 2000, che non ha avuto la fama di molti dei suoi colleghi, ma alcune delle sue composizioni sono state eseguite dalle orchestre più importanti del mondo. Ave Maria di William Gomez.
Thank you.
per voce solista e pianoforte, romantica, scritta nel 1868, che fa parte della raccolta di 5 melodie per voce sola e pianoforte. È una dolcellina nana per bambini, il cui testo originale di origine medievale, per voi di Nana di Brahms. Thank you.
Il prossimo brano si chiama Ninna Nanna a Gesù Bambino. È una linea pastorale per organo e voce composta nel 1912 da Padre Pio Bongiorno. Questa sera l'ascolteremo in esecuzione per voce fisarmonica cantata da Roberta Giannini. Thank you.
First Noel. Thank you.
Il Magnificat, anche conosciuto come Cantico di Maria, è stato musicato da numerosi compositori. La versione che ascolteremo questa sera è quella di Monsignor Marco Fisina. Il testo di questo cantico non solo mette in luce ciò che Dio vuole che si dica di sé, ma sottolinea che Dio ha scelto Maria di Nazareth proprio per la sua semplicità e umiltà. Joy to the World, un
suo canto della tradizione inglese natalizia, anche se in realtà proprio natalizio questo non è, a vedere bene il significato. Fu composto nel 1719 da Isaac Watts, il quale riadattò un salmo sul re Davide. La gioia a cui fa riferimento il titolo del brano non è quella per l'arrivo del Messia, come suggerirebbe il contesto di molti canti natalizi, bensì quello della seconda venuta di Cristo alla fine dei tempi. Ma ormai è entrato nella tradizione dei canti natalizi, lo seguiamo per voi. Joy to the World! Grazie a tutti.